africana, Sud Sudan, e poi c'è anche la questione dell'Ebola. Grazie. Prima di dare la parola all'onorevole Schlein, volevo informare l'Assemblea che al termine di questo dibattito la seduta sarà sospesa per 10 minuti per poi riprendere, per permettere all'alto rappresentante una piccola pausa, visto che è dalle 3 di oggi pomeriggio che è qui in aula. Mi sembra corretto e giusto. Onorevole Schlein, ha la parola. Grazie Presidente. Sarà un anno fondamentale per le politiche dello sviluppo. Abbiamo appena inaugurato l'anno europeo dello sviluppo a Riga e ci saranno molti appuntamenti importanti che avete già ricordato, quello di Parigi, quello di Addis Abeba, l'Expo di Milano, ecco, che deve essere un appuntamento europeo che deve portare ad una grande riflessione sui temi della fame nel mondo e dello spreco alimentare. Ma soprattutto ci sarà la scadenza dei Millennium Goals e la definizione dei nuovi Sustainable Development Goals, che saranno, come ricordava prima, finalmente universali, finalmente validi per tutti e quindi anche per noi. Questo Parlamento ha adottato una posizione molto ambiziosa, che rilancia gli obiettivi più innovativi, come quello sulla lotta alle disuguaglianze e quello sulla parità di genere. Ecco, credo che la questione delle disuguaglianze sia la più grande questione dei nostri tempi ed è cruciale per costruire un futuro che sia veramente sostenibile per le nuove generazioni. Quindi sfruttiamo insieme questa occasione dell'anno europeo dello sviluppo per comunicare meglio tutto questo processo e per costruirlo appunto insieme alla società, insieme a tutti gli stakeholders e per trovare quella voce sola e forte che serve all'Europa proprio per trovare quel ruolo guida che deve avere nella definizione della nuova agenda e per questo ci affidiamo soprattutto a lei, Vicepresidente Mogherini, e anche al Commissario Mimica. Vi ringrazio. Onorevole Fronzulica. Sono molto lieto che il 2015 sia stato dedicato al tema dello sviluppo, soprattutto per la tempestività. Il 2015 sarà un anno di negoziati importanti per vedere come affrontare.